Sono Sonia Elisa della Casa, neonatologa e referente del progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Mariani sugli effetti dell'intervento vocale materno sullo sviluppo cerebrale del neonato prematuro. Questo è un progetto che coinvolge 4 neonatologie italiane e parte dal presupposto che la voce materna che è un elemento di continuità tra la vita fetale e la vita postnatale, è molto importante per determinare l'instaurarsi di quell'interazione precoce tra il neonato e la madre, interazione che avrà i suoi risvolti anche sullo sviluppo cognitivo, comunicativo, affettivo e linguistico del neonato e del bambino nelle epoche successive. Il neonato che nasce prematuro purtroppo sperimenta un distacco dal contatto sia tattile che vocale con le figure genitoriali ed è immerso all'interno di un ambiente che si presenta per lui sfavorevole dal punto di vista sonoro. Viene sottoposto a suoni di elevata intensità che sono scarsamente significativi e che spesso giungono in modo inaspettato. In precedenti studi della letteratura che hanno utilizzato la voce materna registrata hanno evidenziato gli effetti benefici della voce materna sul neonato e in termini di stabilizzazione dei suoi parametri vitali, di risposta al dolore e di acquisizione delle competenze nutrizionali. Quello che vorremmo fare noi nel nostro studio è di valutare la voce diretta della madre, quindi non registrata, sotto forma di canto e sotto forma di voce parlata, sulla stabilizzazione o la variabilità dei parametri fisiologici del neonato, in particolare la variabilità della frequenza cardiaca e del ritmo del respiro. Vorremmo valutare come influisce sugli stati comportamentali di sonno e di veglia e vorremmo spingerci anche a valutare l'eventuale influenza sullo sviluppo cognitivo e linguistico del neonato che verrà seguito per i primi 2 anni di vita in follow-up.